Tutte le volte in cui si riesce a lavorare in modo trasversale e collaborando a più livelli, in più settori, si ottengono i risultati migliori. Nel caso di specie è una collaborazione necessaria perché il nucleo specializzato non può fare a meno della territoriale e dall'altro lato lo stesso nucleo, proprio per mantenere alto il livello tecnico della prestazione, quindi del livello di accertamento, ha bisogno del supporto tecnico a sua volta degli organismi specializzati. E questo è un tipico caso, proprio il caso di scuola, in cui si arriva all'identificazione grazie al supporto della territoriale e dall'altro lato, una volta intervenuti, è stato fondamentale e necessaria l'indicazione offerta dalla sovrintendenza. Questo è il modulo operativo, diciamo, virtuoso, che poi è quello che seguiamo ormai sempre in tutte le indagini di livello che hanno necessità della sinergia e di più professionalità. Ci sono tante componenti, c'è il controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine, come dicevo durante anche la conferenza, ci sono le tecnologie che oggi permettono di controllare il territorio anche a distanza, avvalendosi appunto di internet. Quindi questi due componenti principalmente hanno permesso di individuare il luogo in cui appunto insisteva questo sito archeologico che merita ovviamente ulteriori accertamenti. È stato un ritrovamento importante fatto da noi della tutela del patrimonio culturale in sinergia con l'arma territoriale, così come sempre avviene. Era un sito non censito appunto dalla soprintendenza, quindi ci saranno poi tutte le verifiche ulteriori, gli approfondimenti per capirne appieno quella che è la valenza del ritrovamento. E comunque già di per sé dai primi accertamenti ha un valore assoluto questo ritrovamento di questo sito che è di età ellenica del III secolo a.C., quindi importante.